Benvenuti su The Breakfast Bug, io sono Ol e oggi iniziamo un'altra avventura, mentre continuiamo tutte le altre, con Mass Effect. L'obiettivo è quello di giocarci tutta la quadrilogia. Obiettivo molto molto ambizioso, anche perché i giochi non sono lenti, Benvenuti nel non sono database corti. dell'esercito Ma dell'Alleanza. iniziamo, vediamo che Informazioni succede. classificate richieste. Perfetto. Creazione connessione sicura. Come giocherò questo Connessione let's sicura play? confermata. Cercherò di attenermi alla trama di base, quindi non andrò a gironzolare troppo per non perdere tempo. Cercherò di limitare le sessioni di grinding al più tagliandole o velocizzandole nei video, e cercherò di tagliare eventualmente le morti ripetute. Magari vi lascio qualcosina per riderci sopra, ma non lascerò comunque tutta la gestione delle morti, perché potrebbe diventare palloso, come ben sapete. Che altro? Iniziamo da nuovo ID. Facciamo una femmina sto giro. Io ho sempre giocato da maschietto. La chiamiamo giù, non Jane, ma la chiamiamo Molly, in onore della Molly di Collegarsi per Gibson. accedere al profilo. Molly Shepard. Ok. Poi durante le partite magari decideremo assieme come farla crescere. Quali relazioni dovrà tenere, perché come sapete in realtà Mass Effect non è un Attenzione, videogioco fantascientifico, danneggiamento ma dati è un rilevato. dating simulator. Quindi, insomma. E lo porteremo avanti, cosa che mi sono dimenticato, Ricostruire il finalmente profilo. completamente su tutti sulla stessa console, quindi sulla One sto giocando in questo momento, quindi ci Confermare porteremo storia avanti pre-servizio. il profilo. Allora, storia pre-servizio spaziale, colonna terrestre. Questo in realtà ci cambia relativamente poco, comunque non ho mai Confermare scoperto profilo un psicologico. granché. E superstite, eroe di guerra implacabile. Durante la tua carriera una missione si trasformò, questo è il background. Eroe di guerra è implacabile, Confermare andiamo su specializzazione militare. implacabile. Ok. Specializzazione invece cambia molto il tipo di gioco. Abbiamo soldato che sono specializzati nei combattimenti in prima linea, quindi è la classe che viene consigliata come primo personaggio. L'ingegnere sono esperti di tecnologia, come vedete hanno un guanto arancione, che in realtà è finto, è un factotum, e ci potrebbe essere utile per decrittare sistemi di sicurezza, riparare, modificare equipaggiamento tecnologico e disabilitare le armi. Non mi dispiace. Adepto è Jedi. Gli addetti sono biotici che usano gli impianti potenziabili per manipolare i campi di forza. E io sono un po' attratto dal concetto del Jedi, quindi potrei andare su questo. Incursore, mi piace parecchio. Combattono tecnologie e combattimento e sanno usare il factotum e non guariscono un granché agli altri, ma sono ottimi anche per usare fucili di precisione e indossare corazze medie. Sentinella tecnologica e biotica, quindi è un Jedi misto qualcos'altro. E non è male. E poi abbiamo il ricognitore, che i ricognitori sono guerrieri biotici che usano armi e abilità biotiche per eliminare gli avversari. Quindi questa armi e biotica, che diversamente dall'adepto non è così support. Sono molto indeciso, ma quasi quasi facciamo l'incursore. Lasciamo Jedi per altre cose. Abilità Confermare bonus identificazione fucili. volto. Modifica aspetto. Questo primo episodio sarà abbastanza legato alla creazione del personaggio. Scorri, guardate intorno. Ok, come si fa? Ok. Mamma mia.
scrittura volto, qua cambia la tipologia del volto. Vabbè, dai, facciamo un po' senza andare troppo randomiche, ma senza perderci di molto. Facciamo tipo pelle, cos'è? Luci, ah, ok. Va bene, cicatrice, ma anche no. Vogliamo una cicatrice? No, ma sì, dai, qualcosa di interessante, tipo questo, no? Ma, vabbè, questo. Testa, testa, testa. Lunghezza collo, vabbè, ci piace, non ci interessa un granché. Occhi, forma degli occhi, mamma mia. Vabbè, teniamo questa, ci piace. Mascella ci piace, bocca ci piace, capelli, facciamo una... Cosa facciamo? Capelli bianchi, rossi. Rossi. Trucco. C'è anche il trucco delle guance? Ma dai. Colore labbra. Ah, questo sarà il rossetto, tipo. È un soldato. Stessa cosa degli ocri. Ma chi se ne frega. Ok. Finisci. Ricostruzione profilo completata. Perfetto. Come al solito, non parlerò sui filmati. E Shepard è una terrestre, ma non abbiamo informazioni sulla sua famiglia. Non ne ha mai avuta una. È cresciuta per strada, imparando a badare a se stessa. Su Torfan ha condotto alla morte gran parte della sua unità. Aveva solo fatto il suo dovere, fino in fondo. Vogliamo affidare il destino della galassia a una persona come lei? Solo quelli come lei sono in grado di difenderla. D'accordo. Siamo in prossimità del portale di Arcturus Prime. Sequenza di trasmissione avviata. Guardate. Connesso. Calcolo massa in transito a destinazione. Il portale è attivo. Acquisizione vettore di avvicinamento. Prepararsi al transito. Avvicinamento in corso. Attraversamento portale tra 3, 2, 1. Propulsori, ok. Navigazione, ok. Ozia di missione interna attivati. Tutti i sistemi sono in linea. Deviazione, 1500 km. Un margine accettabile. Il tuo capitano sarà soddisfatto. Quel tizio non mi piace. Nilus ti ha fatto un complimento. Perché lo detesti? Ho appena attraversato mezza galassia e colpito un bersaglio grande come uno spillo. Altro che accettabile, è straordinario. E poi gli spettri portano solo guai. Non mi piace averlo a bordo. Sarò anche paranoico. Lo sei, infatti. Questo progetto è stato finanziato anche dal Consiglio. Hanno il diritto di mandare qualcuno a controllare il loro investimento. Questa è la versione ufficiale, ma solo un idiota ci crederebbe. Tu sei sempre pessimista. Fa parte del mio mestiere. Non andiamo da nessuna parte se non c'è un buon motivo per farlo. Joker, rapporto. Abbiamo appena attraversato il portale, capitano. Sistema di occultamento attivato. Sembra tutto ok. Bene, ora trova una boa ricetrasmittente e collegaci alla rete.
Voglio che il comando dell'Alleanza abbia un rapporto prima che raggiungiamo Eden Prime. Agli ordini, capitano. Meglio che si tenga forte, signore. Credo che Nihlus la stia venendo a trovare. È già qui, tenente. Dia al comandante Shepard di raggiungermi nella sala comunicazioni per un debriefing. Subito. Hai sentito, comandante? Arrivo subito. Hai notato che il capitano sembra sempre un po' infastidito? Solo quando parla con te, Joker. Ok, abbiamo già fatto la conoscenza di Joker e di Kaiden. Ci accompagneranno per gran parte capitano della nostra avventura. Nella sala comunicazioni, comandante. E sarà possibile anche avere un date con Kaiden. Dopo decideremo se andare avanti con quello o una delle altre mille opzioni che abbiamo. È uno spettro, loro sono un altro personaggio che ci accompagnerà molto sarà il navigatore Presley. Complimenti, comandante. Il viaggio è stato molto tranquillo. Stai andando a parlare con il capitano? Vuole vedermi e che assomiglia molto a uno dei protagonisti. Stavo giusto andando a fargli il rapporto. Di Battlestar Galactica. Con tutto il rispetto, signora. Spero che ti confiderà qual è il vero obiettivo della nostra missione. Lo chiederò direttamente al capitano quando lo vedo. In bocca al lupo, comandante. Crepi il lupo. Questa è la plancia di navigazione della Normandy, la nostra nave. Non è ancora nostra, ma lo sarà. E sarà possibile navigare da qui in tutta la galassia. La Via Lattea. È un posto molto frequentato dagli spettri. La dottoressa su questa missione. È il capitano un altro che comanda. Membro del non nostro equipaggio. Ordini da uno spettro. Ci accompagnerà molto. Lei. Adesso andiamo da Nihlus, che è lo spettro. Comandante Shepard, speravo che arrivassi qui per prima. Ora possiamo parlare tranquillamente. Di cosa? Sono interessato a Eden Prime, il pianeta verso cui siamo diretti. Ho sentito che è molto bello. Dicono che sia un autentico paradiso. Sì, un paradiso. Sereno, tranquillo, sicuro. Eden Prime è diventato una specie di simbolo per la vostra gente, vero? La prova che gli umani non sanno solo fondare colonie in tutta la galassia, ma anche proteggerle. Ma quanto è sicuro in realtà? Sai qualcosa per caso? Voi umani siete ancora inesperti, Shepard. La galassia può essere un luogo molto pericoloso. L'Alleanza è davvero pronta per questo? Credo sia ora di spiegare al comandante cosa sta succedendo. Questa missione è molto più di un semplice viaggio di collaudo. Qualcuno mi vuole spiegare cosa sta succedendo? Stiamo effettuando una missione di recupero segreta su Eden Prime. Ecco perché il sistema di occultamento doveva essere operativo. Cosa dobbiamo recuperare, capitano? Una squadra di ricerca su Eden Prime ha trovato una specie di sonda durante uno scavo. È un manufatto Protean. Credevo che i Protean si fossero estinti 50.000 anni fa. Restano ancora molte tracce della loro civiltà. I portali galattici, la cittadella e il motore della nostra nave sono tutte tecnologie Protean. È una questione seria, Shepard. L'ultima volta che abbiamo fatto una scoperta del genere, la nostra tecnologia ha fatto un balzo in avanti di 200 anni. Ma Eden Prime non ha le strutture necessarie per gestire una cosa del genere. Dobbiamo portare la sonda sulla cittadella per analizzarla in modo approfondito. Capirai che non sono in gioco solo gli interessi umani, comandante. Questa scoperta potrebbe sconvolgere gli equilibri dell'intero spazio del Consiglio. Perché non ci siamo tenuti la sonda tutta per noi? Voi umani non avete una buona reputazione. Alcune specie vi considerano egoisti. Troppo imprevedibili, troppo indipendenti, addirittura pericolosi. Comunicare la scoperta della sonda servirà a migliorare le nostre relazioni con il Consiglio. E poi ci servono le loro competenze scientifiche. Non conosciamo i Protean quanto loro. Non sono qui solo per la sonda, Shepard. Nihlus vuole vederti in azione, comandante. È qui per valutarti. Mi dica cosa sta succedendo, capitano. L'Alleanza ha insistito molto per avere questa occasione. Vuole ritagliarsi un ruolo di maggior peso nello scacchiere interstellare, con più influenza nel Consiglio della Cittadella. Gli spettri rappresentano l'autorità e il potere della Cittadella.
Se accettassero un umano tra i loro ranghi, per l'Alleanza sarebbe un grande riconoscimento. I rapporti sugli eventi di Torfan mi avevano davvero impressionato. Brutta faccenda quella, ma avevi fatto il tuo dovere. Ecco perché ti ho proposto come possibile candidata per il ruolo di Spettro. Presumo che l'Alleanza non abbia niente da obiettare. La Terra ne ha bisogno, Shepard. Contiamo su di te. Devo valutare personalmente le tue capacità, comandante. Eden Prime sarà la prima missione che eseguiremo insieme. Tu sarai al comando della squadra terrestre. Recupera la sonda e riportala a bordo il prima possibile. Nihilus ti accompagnerà per osservare la missione. Io sono pronta a entrare in azione, capitano. Ormai dovremmo essere nelle vicinanze di... Capitano, abbiamo un problema. Cosa c'è, Joker? Trasmissione da Eden Prime, signore. Meglio che venga subito a vedere. Sullo schermo. Attaccata alla nostra posizione. Ripeto, siamo sotto attacco. Non rilevo nulla. Nessuna comunicazione. Niente di niente. Indietro è ferma 38.5. Rapporto. 17 minuti, capitano. Nessun'altra nave dell'Alleanza nell'area. Portaci dentro, Joker, presto. Questa missione si è complicata più del previsto. Una piccola squadra d'assalto si muoverebbe rapidamente senza dare nell'occhio. Solo così recupereremo la sonda. Prendi la tua roba e vieni nella stiva. Dia Jenkins e Alenco di prepararsi, comandante. Tocca a voi. Attivazione sistemi di occultamento. Si sono dati parecchio da fare con gli scavi, capitano. La tua squadra sarà il cardine di questa operazione, comandante. Dovrete avanzare di prepotenza e raggiungere il sito archeologico. E i sopravvissuti, capitano? Aiutare i sopravvissuti è un obiettivo secondario. La sonda ha la massima priorità. Avvicinamento alla zona di lancio 1. Nihilus, vieni con noi? Lavoro meglio da solo. Nihilus andrà in avanscoperta. Resterà in contatto con voi durante l'intera missione, ma per il resto voglio il silenzio radio. Sono pronta, signore. Ora la missione è nelle tue mani, Shepard. In bocca al lupo. Avvicinamento alla zona di lancio 2. Ed eccoci qua, siamo finalmente usciti dal vortice di super messaggi e super video della prima fase. Chiaramente questo posto è ridotto male, comandante. Ci sono nemici dappertutto. Occhi aperti. Azione, fortunatamente. E con questo noi ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo episodio, che sarà il primo effettivo di combattimento, gestione e quant'altro. Se vi è piaciuto il video, se volete vedere altri video di questo tipo, volete andare avanti con Mass Effect e tutto il resto, scrivetemi sul canale, nei commenti, e magari datemi anche qualche vostra preferenza sull'atteggiamento da tenere, il dating simulator da portare avanti e quant'altro. Ciao da Ol, a presto!